Diana, il mio nome è Diana. Sono la principessa di un lontano regno, dove la terra è perennemente ricoperta da un lucido gelido manto di neve che risplende alla luce del sole. I laghi e i fiumi sono specchi d'acqua dove hanno origine miti e storie popolari. I confini sono molto estesi, ma a causa delle basse temperature sono pochi gli esseri viventi che popolano il territorio. Proprio per questo l'oro e i minerali sono relativamente importanti di fronte a piante e fiori che hanno un valore inestimabile. Infatti, se la maggior parte delle persone invidia la mia vita o per il maestoso palazzo o per le feste a corte, io li trovo sparsi, inutili e monotoni. L'unico vero tesoro in questa prigione senza sbarre è l'orto botanico del re, mio padre. Egli lo custodisce gelosamente e d'altra parte è come un forziere colmo di preziosissime gemme provenienti da luoghi dispersi nel mondo. Ogni pianta nei suoi fiori esibisce rare forme di bellezza e nasconde nelle sue radici una storia. Il giardino botanico e la passione per le sue varie rarità vegetali è anche l'unica cosa che lega davvero me a mio padre. Noi non parliamo molto, poiché questioni più importanti sempre ci allontanano, e se il re mi rivolge la parola è per informarmi di un nuovo incontro o di un ennesimo viaggio per il quale deve assentarsi. Anche quella volta il re, mio padre, partì per un lungo viaggio e io restai sola. Avevo l'impressione che un cambiamento fosse nell'aria e pur non conoscendone a fondo il motivo, un cupo presentimento mi appesantiva il cuore. Passando dalla mia camera, trovai la porta socchiusa e le cameriere al lavoro che parlavano sottovoce tra loro. Hai saputo della nuova decisione del re? Sì, anche se non capisco come il re abbia potuto fare una scelta così avventata, affidare il destino della principessa Diana nelle mani di un fiore. Subito rimasi stupita, divertita dagli stravaganti discorsi con cui le mie serve ingannavano la noia del loro lavoro. Chissà come facevano a sapere sempre tante cose che neppure io conoscevo. Poi mi fermai a riflettere su quello che avevo sentito. Il re aveva deciso del mio destino. Chi avesse portato il fiore più raro assente nel regno avrebbe meritato la mia mano. La rabbia, la tristezza, la disperazione in me andavano crescendo e mi travolgevano. Incapace di controllare sentimenti ed emozioni, corsi per tutti i corridoi cercando risposte, conferme, rassicurazioni, mentre lacrime di frustrazione scorrevano veloci. Il re era partito. Ora capivo che la sua assenza gli avrebbe evitato le mie lamentele, per lui sono inutili e fastidiose. Eppure mio padre doveva sapere che non avrei accettato passivamente questa sua assurda volontà di controllare, incatenare la mia vita. Cercate qualcuno? Ecco la voce pacata dall'accento straniero che mi aveva accompagnato durante tutta la mia vita tra queste mura, la voce della mia nutrice, Maya. Vedendomi piangere si avvicinò e mi liberai di quelle pesanti sensazioni raccontandole ogni cosa. Inaspettatamente il suo volto si illuminò e mi sorrise cercando di tranquillizzarmi. Non avete di che temere, principessa. Calmatevi e ascoltate con attenzione la mia storia. Durante uno dei tanti viaggi che hanno segnato la mia esistenza, visitai una terra molto affascinante, dove il popolo collegava ogni cosa che lo circondasse a un dio. Un giorno l'anziana che mi ospitava mi condusse su un colle presso un campo di piante a me sconosciute. I fiori candidi erano bellissimi e ne colsi uno. Le spine acute mi graffiarono le mani. L'anziana, sorridendo, mi narrò di una ninfa, Acanto, conosciuta per la sua splendida bellezza. Il dio Apollo, perdutamente innamorato, la rincorreva, ma lei fuggiva perché non ricambiava i suoi sentimenti. Cercando di difendersi, sfregiò il viso del dio. Per punizione venne trasformata nel fiore che ne porta il nome, l'Acanto, che con la sua bellezza affascina e che con le sue spine ferisce. Ascoltavo rapita mentre le immagini delle divinità scorrevano davanti ai miei occhi, come se fossero vive e reali. L'Acanto cresce solo in terre lontane da questa, ma io ne conservo ancora una pianta che porto sempre con me come talismano. Posò tra le mie mani un fiore, sotto al mio sguardo stupito e incuriosito. La pianta aveva dei piccoli fiori bianchi e violacei e delle piccole spine circondavano tutto lo stelo, ma era molto più di quello che dimostrava, era la chiave della mia libertà. Il mio nome è Diana e sono la prima regina che domina sul suo regno senza